Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Sapete che la Fox ha un modo molto strano di contare gli episodi della Simpson? A volte dimenticano di contarne un paio, rendendo insensato il numero totale degli episodi. La ragione di questo sta in un episodio perduto della prima stagione. Trovare dettagli riguardo l'episodio mancante è molto difficile, a chiunque vi abbia lavorato non piace molto parlarne. Per quello che si è riuscito a ricostruire, l'episodio perduto sarebbe stato scritto interamente da Matt Groening. Durante la produzione della prima stagione, Matt incominciò a comportarsi in modo strano. Era molto silenzioso, sembrava nervoso e quasi malato. Il numero di produzione dell'episodio era 7G44 e il titolo era Dead Bart. In aggiunta alla rabbia, fare delle domande riguardo a questo, a chiunque abbia lavorato allo show, l'indurrà a fare qualsiasi cosa per impedirvi di parlarne direttamente con Matt Groening. Prova a seguirlo dopo che aveva parlato con la folla ad un intervento per i fan, per provare eventualmente a parlargli da solo mentre lasciava l'edificio. Non sembrava infastidito del fatto che lo seguissi. Probabilmente deve aver pensato di aver semplicemente a che fare con un fan ossessionato. Tuttavia, quando menzionai l'episodio mancante, impallidì di colpo e incominciò a tremare. Quando gli domandai se volesse fornirmi altri dettagli, sembrava quasi sull'orlo delle lacrime. Tirò fuori un pezzo di carta, ci scrisse sopra qualcosa e poi me lo diede. Mi pregò di non nominare quell'episodio, mai più. Il biglietto che mi diede conteneva un indirizzo web che non vi dirò per ragioni che capirete tra pochissimo. Digitai l'indirizzo e mi apparse un sito completamente nero, ad eccezione di un tasto giallo, un link di download. Cliccai. Ed iniziò il download di un file. Una volta scaricato il file, il mio computer incominciò a dare di matto. Era il virus peggiore che avessi mai visto. Il ripristino del sistema non funzionava. L'intero computer era ormai da buttare. Prima di farlo, però, copiai il file su un CD. Provai ad aprirlo sul computer svuotato e, come sospettavo, era un episodio dei Simpson. L'episodio incominciò come tutti gli altri, ma la qualità delle animazioni era davvero pessima. Se aveste visto l'animazione originale di Somnath Evening, cioè ultimo episodio della serie, l'avreste trovata simile, ma anche meno stabile. L'inizio era perfettamente normale, ma il modo in cui i personaggi si comportavano era abbastanza strano. Homer sembrava più arrabbiato, Marge depressa, Lisa ansiosa, e Bart sembrava nutrire un autentico odio verso i suoi genitori. In quell'episodio, i Simpson facevano un viaggio in aereo e verso la fine del primo atto l'aereo stava precipitando. Bart cazzeggiando come da copione. Comunque, quando l'aereo arrivò a tipo 50 piedi d'altezza, Bart ruppe un finestrino e venne risucchiato fuori. All'inizio della serie, Matt era dell'idea che l'animazione del mondo dei Simpson rappresentasse la vita e che la morte avrebbe reso tutto più realistico. L'idea venne utilizzata in quell'episodio. La figura del cadavere di Bart era a malapena riconoscibile. I disegnatori ne trassero pieno vantaggio perché non dovevano animarlo e realizzarono un disegno del cadavere realistico quasi quanto una foto. Il primo atto finiva con l'inquadratura del cadavere di Bart. Quando incominciò il secondo atto, Homer, Marge e Lisa erano seduti attorno al tavolo e piangevano. Il pianto continuava senza fermarsi e mano a mano che proseguiva diventava più realistico e più addolorato, uno dei migliori doppiaggi che avessi mai sentito. L'animazione perdeva progressivamente qualità mentre piangevano e si potevano udire dei mormorii di sottofondo. Il pianto continuava per tutto il secondo atto. Il terzo atto si aprì con uno screenshot che diceva che fosse passato un anno. Homer, Marge e Lisa erano scheletrici e non c'era segno né di Maggie né degli animali. Decisero di andare a far visita alla tomba di Bart. Springfield era completamente deserta,
e mano a mano che si avvicinavano al cimitero le case si facevano più decrepite. Sembravano tutte abbandonate. Quando arrivarono alla tomba, il corpo di Bart giaceva di fronte ad essa, esattamente identica a come si vedeva alla fine del primo atto. La famiglia incominciò quindi a piangere di nuovo. Quando si fermavano, guardavano semplicemente il cadavere. La camera zoomò sul viso di Homer. Secondo i riassunti, Homer avrebbe fatto una battuta in quel punto, ma non si sentiva nella versione che vidi io. Non posso dire cosa abbia detto. Lo zoom quindi si allontanò chiudendo l'episodio. Le tombe sullo sfondo avevano incisi sopra i nomi di tutte le guest star dei Simpson. Di alcune non se n'era sentito parlare nell'89, altre ancora dovevano comparire. Su tutte c'era la data di morte, delle star che sarebbero morte dopo, tipo Michael Jackson e George Harrison. C'era la data esatta della loro morte. Potreste provare ad usare le pietre tombali per predire le morti delle guest star dei Simpson ancora viventi. Ma c'era qualcosa di strano sulle tombe di quelli che non sono ancora morti. La loro data di morte era esattamente la stessa.